Antonio Russo, un Casagiove stellare, perché veramente giocare con questa intensità contro un Sulmona che è accreditato da tutti per, come candidata alla vittoria finale, è stata veramente una grandissima prestazione, un pomeriggio magico. Sì, Armando, hai detto bene, è stata una bellissima partita contro una squadra, come hai detto tu, che si gioca il campionato insieme ad altre due o tre squadre, e abbiamo approcciato bene la partita nonostante siamo andati in svantaggio, però con la tranquillità che abbiamo avuto dal primo giorno quest'anno, un cambio di mentalità importante, l'abbiamo recuperata e poi alla fine l'abbiamo anche meritata. È stata veramente una grande prova di tutti oggi. Tutti, come dicevi tu, tutti uniti, grande in ogni settore, questa squadra veramente non ha commesso errori, nonostante oggi poi non ci fosse il grande pubblico perché c'è la Casertana in contemporanea, però questo Casagiove sta riscoprendo anche la forza del palasport di casa. Io che sono di Caserta, tifoso della Casertana, la Casertana ha sempre la priorità, è giusto che sia così, e so che stava anche vincendo, cosa bellissima. Oggi c'era gente, peccato perché, come hai detto tu, giocava la Casertana, però va bene così. Io ringrazio tutti gli appassionati che ci vengono a seguire, che come hai detto tu, dopo tanti anni Caserta, Casagiove Caserta, sta tornando ai buoni livelli. Adesso siete in vetta, 13 punti con gli scontri diretti a favore del Sulmona, però come diceva il mister, non guardate la classifica perché c'è sempre la salvezza da conquistare. Ma il mister ha detto bene, noi abbiamo l'obiettivo nostro, è partita per partita, sabato per sabato. La società ha fatto un mercato intelligente, giovani di qualità, che società, molte società non credono sui giovani, la nostra società ci ha puntato e con il lavoro del mister e del gruppo dello scorso anno stiamo facendo buone cose. Io sono convinto che ci possiamo togliere grandi soddisfazioni. Massima tranquillità, lunedì ci alleniamo e prepariamo la partita di Latina.